Ehi Marmaia, ben ritrovati nella baia, il vostro capitano Ben sta per farvi salpare verso un altro viaggio alla scoperta dei vostri commenti del cazzo! E oggi ci saranno anche alcuni commenti utili, cioè quei commenti dai quali si potrà prendere spunto per dare qualche consiglio a chi dovesse avere lo stesso problema che viene richiesto nel commento. Ok, siccome ci sono tantissimi commenti da mostrarvi, spero vi possiate divertire e salpiamo immediatamente. Qui si parlava dell'utilizzo del visore per la visione di contenuti tipo film, serie TV, Netflix, eccetera. Ora, sapete benissimo che per me Quest 3, utilizzato prevalentemente per un utilizzo del genere, è sprecato, perché stiamo parlando del visore di punta da gaming di Meta, dichiarato da Meta stesso. Non l'ho detto io. Quando ho fatto notare questa cosa a quest'utente, la sua risposta è stata: Meta può dire quello che vuole, ma alla fine, anche se il visore è stato progettato per giocare, io mi farei una domanda: per giocare a cosa? Visto che giochi seri non ci saranno nel breve medio termine. Questo tizio ne sa più di Meta, che dichiara, per quanto riguarda Quest 3, essere il visore da gaming di punta. Lui, nonostante ciò, Meta dice: che cazzo ne frega, Meta può dire quello che vuole del suo visore. Se io non lo utilizzo per quello, per me non è così. È un po' come se Ferrari dichiara che le sue auto sono da corsa, ma siccome io le utilizzo per andare a fare la spesa, dico: ma non è vero, le Ferrari sono per andarci a fare la spesa. E dice anche: giochi seri non ce ne saranno nel breve medio termine. A parte che giochi seri, dobbiamo vedere cosa intende, e sappiamo che gioco bello o brutto dipende dai gusti personali. Se parliamo invece di giochi che hanno una certa importanza e rilevanza mediatica, solo per citarne qualcuno, qualche tempo fa abbiamo avuto giochi del calibro di Assassin's Creed Nexus, Asgard Wrath 2, Arizona Sunshine 2, Vampire the Masquerade Justice. Adesso sono stati annunciati giochi esclusivi per MetaQuest 3 come Batman Arkham Shadow, Alien Incursion, poi tra poco arriverà anche Behemoth. Quindi, analizzando soltanto quelli degli ultimi mesi, compresi gli annunci dei giochi che arriveranno entro il 2024, beh, mi pare che giochi seri non ce ne sono. Mi pare sia un'affermazione alquanto ignorante, nel senso che si sta parlando senza sapere di cosa si sta parlando. Poi, se andiamo a vedere nello store, se fra più di 700 giochi nello store Meta per quest'utente non ce ne sono di interessanti, è un problema suo. Ma lo store di Meta, diciamo che forse è quello che contiene più giochi in assoluto, escludendo Steam VR, che comunque è pieno di giochini. Sicuramente lo store Meta non sarà pieno di gioconi imperdibili, ma dire che giochi interessanti non ce ne sono è una grandissima stronza. Vorrei acquistare un Quest 3 per giocare anche col PC. i5 e una 1060 6 giga. Negativo. Per giocare con questi tre, ragazzi, io vi suggerisco di partire almeno ormai da una serie 30. Io per esempio ho una 3070 Ti e alcune volte con i giochi più recenti devo trovare qualche compromesso e regolare un pochino i settaggi. Quindi, per quanto riguarda il processore, io vi direi di partire minimo da un i7 e come scheda grafica almeno una 3060 almeno Ti. Questo di qui mi viene a fare la ripassata in un commento, perché in un video ho detto mirino di ferro, traducendo letteralmente dall'inglese iron sight. Nei miei 20 anni di carriera con le armi in mano tutto il giorno, so perfettamente che si dice congegni di mira. Io pensavo che dicendo mirino di ferro facessi un favore a chi di armi come te non ne capisce un cazzo, e quindi pensavo di farmi capire meglio. Magari congegni di mira è un tecnicismo che non tutti conoscono, ma mirino di ferro lo conoscono tutti. Quindi sappiate che se siete esperti di armi sapete benissimo che si chiamano tacca di mira e mirino, e nel complesso congegni di puntamento, e non ottiche, perché le ottiche sono altro, mentre mirino di ferro è un termine che viene utilizzato in ambito appunto videogiochi ed è la traduzione letterale da
Iron Sight. Commento interessante perché mi permette di spiegare alcune cose che vedo vengono mal interpretate a volte. Qui si parla di eye tracking e soprattutto foveated rendering, a prescindere che sia fisso o dinamico. L'utente qui ha letto da qualche parte che il foveated rendering, in questo caso lui parla di fisso, è convinto che vengano creati tre anelli sul pannello del visore concentrici, cioè uno dentro l'altro, e quindi scalando, partendo dal centro della lente, che è il massimo della risoluzione, a ogni cerchio si riduce la risoluzione. Non è affatto così. Il foveated rendering, fisso o dinamico, non ha diversi livelli a scalare. Si parte dalla massima risoluzione e poi alla minima. Te ne puoi accorgere in quello fisso perché in alcuni giochi è talmente accentuato il foveated rendering, quindi parliamo di quei visori in cui non c'è light tracking, andando a guardare esattamente le estremità delle lenti, ti accorgi che la risoluzione piena improvvisamente viene interrotta e si vede il gioco pixelato, non a sfocare. La sfocatura è peggio, anzi, perché la sfocatura è un effetto che va a richiedere maggiori risorse. In realtà non è sfocato, è pixelato, perché la risoluzione è così bassa che viene pixelata. Il tracciamento oculare non annulla questo problema, semplicemente ti impedisce con l'occhio di andare in queste zone dove vedresti la pixelatura. In termini di guadagno di prestazioni tra il foveated rendering e quello dinamico, non c'è una grandissima differenza. Stiamo parlando solo in alcuni casi di una manciata appena di FPS. Allora, questo è un commento che ho trovato sotto al video dove ho messo a paragone il Pimax Crystal Light con le prestazioni del Quest 3. Anche perché Pimax Crystal Light non ce l'ho ancora e quindi ho potuto mettere a paragone soltanto le caratteristiche tecniche del Pimax con il Quest 3. E nel video dico una frase che è questa qui: ma quando è che un prodotto vince rispetto a un altro? Spiegando che il prodotto migliore è quello che va incontro alle nostre esigenze, non è necessariamente quello che costa di più. Qui il nostro amico invece dice che avrei omesso che Meta non si dovrebbe scegliere in qualche modo perché l'assistenza non esiste. Personalmente l'ho contattata un sacco di volte e mi hanno risolto problemi e ho aiutato alcuni di voi con l'assistenza per risolvere il problema. In gran parte dei casi il problema magari non è stato risolto perché c'erano problemi con l'account eccetera, ma in quel caso l'utente poi mi ha detto: l'assistenza non mi ha risolto il problema, ma mi hanno caricato 30 euro di credito. Una cosa che mi piace raccontare sempre invece è forse l'espressione massima dell'efficienza dell'assistenza Meta per quanto riguarda un Rift S di un mio carissimo amico che è Stefano. Questo ragazzo, dietro mio suggerimento, qualche anno fa prese un Rift S di seconda mano quando già era fuori produzione, ed era fuori produzione già da uno o quasi due anni. Ahimè, pochi giorni dopo il primo utilizzo diede una botta sul tavolo col controller e si spezzò l'anello del controller, che nei Rift S era molto molto fragile e quasi tutti facevano questa fine. Non ci credevo neanch'io alla risoluzione di questo problema. Comunque provai, contattai l'assistente. A Stefano fu mandata l'etichetta per la spedizione del controller rotto e gli venne mandato un altro controller, non so se ricondizionato, ma perfettamente integro e funzionante. E ripeto, parliamo di Rift S quando era già fuori produzione. Se questa non è assistenza, ditemi voi cos'è. Qui invece parliamo di diritto di recesso. Dicevo all'utente che il diritto di recesso non è pensato per farti provare il gioco visto che non esistono le demo. Inoltre sappiate che ci sono due possibilità. Uno è il diritto di recesso riconosciuto dalla comunità europea e in Regno Unito, che si chiama possibilità di annullamento, che prevede un tempo di 14 giorni per restituire il prodotto, a prescindere che sia gioco
fuoco, un paio di scarpe, un vestito, qualsiasi prodotto acquistato online nella comunità europea, il diritto di recesso da 14 giorni di tempo per la restituzione. 14 giorni di tempo dall'acquisto. Per quanto riguarda i prodotti digitali, però, c'è una clausola in più. Tu hai 14 giorni di tempo dall'acquisto, ma se scarichi e attivi il prodotto, quindi anche solo scaricarlo, ma non ci hai mai giocato, rinunci volontariamente al diritto di recesso. Meta, poi, così come Steam e così come la maggior parte di tutti i negozi di giochi online, danno un'altra possibilità che va oltre il diritto di recesso. Se tu acquisti il gioco, lo scarichi, comunque hai 2 ore di tempo, cioè lo puoi giocare 2 ore e se non le superi, comunque puoi chiedere il rimborso. Questo però non è diritto di recesso, questo non è un diritto riconosciuto dalla comunità europea, ma è una concessione fatta dal venditore. È una concessione. E il venditore non è obbligato ad accettare la vostra richiesta di rimborso. Tant'è vero che se uno stesso utente fa diverse richieste di rimborso all'interno di un periodo ristretto, che possono essere settimane oppure nello stesso mese, dopo la prima o la seconda volta che viene richiesto il rimborso per un gioco, molto probabilmente la terza volta non vi verrà concesso. Quindi ricordate, avete 14 giorni di tempo se non avete ancora scaricato il gioco, quindi quei 14 giorni non sono un periodo di prova. Infatti, come vi faccio vedere qui, questa è la casella che dovete spuntare obbligatoriamente quando andate a comprare un gioco sullo store Meta. E che cosa dice? Selezionando questa casella perderai il diritto legale di recesso. Quindi cliccando questa casella state dichiarando che siete consapevoli del fatto che facendo partire il download non potete più chiedere il recesso. Se non sapete di cosa state parlando, se non conoscete l'argomento, o prima vi informate e poi commentate, o chiudete quelle di bocche. Così la VR è morta. Non mi ricordo neanche in quale video e per quale motivo, ma quest'utente ci ricorda che la VR è morta. Ok, in questo video parlavo di giochi esclusivi per queste tre. L'utente dice, ma quando dite esclusivo per queste tre, ma che funziona anche su Steam, che vuol dire? Significa che la versione meta di quel gioco può girare solo su Quest 3 e non su Quest Pro e Quest 2. Poi, se esiste una versione PSVR 2 e PC, quelle versioni gireranno rispettivamente su PSVR 2 e su PC. Ma non è la versione meta, come ho già spiegato tante volte. La versione PSVR 2 non può girare su Meta e su PC. La versione PC non può girare su Meta e su PSVR 2. Sono piattaforme diverse. E nonostante abbia spiegato la cosa, l'utente continua dicendo, boh, a me i giochi Steam funzionano e come su Quest 2. Ma poi ti funzionano perché ci stai giocando col visore attaccato al PC. Quindi non stanno girando su Quest 2. Stanno girando su PC. Se tu cambi visore e utilizzi Pico 4, non è che quel gioco sta girando su Pico 4, ma quel gioco sta girando sempre su PC. Infatti poi all'utente alla fine ho chiesto, fammi vedere come riesci a installare un gioco Steam VR su Quest 3 e giocarci senza PC. Secondo voi ho ricevuto risposta? Oh, a me piace tantissimo quando ci sono gli utenti che si improvvisano tecnici informatici e suggeriscono le configurazioni per PC. Un utente, per risparmiare qualche soldo, diceva ho trovato questa configurazione con questo processore, questa scheda grafica. Può andare bene? E vi dico che quel computer non andava bene per VR. Quest'utente invece dice è sufficiente, io uso una RX 6006. Al momento ci si gioca. Il processore è vecchiotto ma può bastare, per quel prezzo non credo troverai di meglio. Quindi si può fare? Richiede l'utente confermando. Certo, ma manco per il cazzo. Ragazzi, se un utente non ha un computer da aggiornare, ma deve comprare il primo computer, è chiaro, gli si suggerisce quello grazie al quale per un lungo periodo non avrà problemi e non deve aggiornare. Magari è vero che con una spesa minima va a prendere un computer col quale sì,
si giochicchia, deve tenere tutto a medio basso, magari ha un frame rate basso, quindi probabilmente soffrirà di motion sickness, il gioco stuttera, non sarà un'esperienza da gioco gradevole. Il problema qual è? Che qualche mese dopo, o magari l'anno successivo, devi per forza andarlo a cambiare. E se magari è un PC eccessivamente vecchio, non basta andare a cambiare soltanto la scheda grafica, più o meno è la cosa più facile da cambiare, o ancora peggio il processore, devi sperare che la scheda madre abbia lo stesso socket, e se vai a cambiare processore devi sperare che sia compatibile con le RAM che sono installate già sulla scheda madre, devi andare a prendere un processore che non vada in collo di bottiglia con la scheda grafica, insomma è complicato. E in più è totalmente sbagliato andare a dire a un utente: sì, questo computer può andare bene, ci giochicchi, ma può andare bene. Perché quell'utente comunque resterà insoddisfatto e qualche mese dopo dovrà spendere altri soldi per andare a comprare i pezzi che invece lo fanno giocare bene. Piuttosto che dire le stronzate che gli sono state dette, di ascolta un po', se tu ci vuoi giocare per qualche mese e avere un'esperienza di merda, fai pure. Io ti suggerisco di aspettare di avere la cifra giusta per comprare un PC e giocare come si deve. Se avete abbastanza soldi, certo, fatelo. Ma se avete un problema di budget, dovete aspettare di avere la cifra giusta per comprare le cose giuste. Tutti ragazzi, qualcuno mi può suggerire un cavo di almeno 3 metri da collegare all'alimentatore del Quest 3 che mi permetta di caricare mentre gioco? Trovi il link del cavo nel primo commento. Però io ti sconsiglio di giocare mentre il visore è in carica. Il visore non è pensato per essere utilizzato mentre lo caricate. Abbiamo visto tantissime volte affari del genere prendere fuoco perché le batterie esplodono. Voi volete che succeda una roba del genere con qualcosa che vi mettete sulla faccia? Per non parlare poi del fatto che una batteria che funziona mentre è in tensione non sta facendo il suo normale ciclo di carica e scarica, quindi la fate lavorare in un modo per il quale non è stata progettata e la rovinate, e poi mi venite a rompere il cazzo con commenti del tipo: ma è normale che la mia batteria dura soltanto 20 minuti dopo 6 mesi che l'ho utilizzato senza problemi? Sì, perché se l'avete utilizzato in questo modo e ci stavate giocando mentre lo caricavate, è questo il danno che fate alle batterie dei vostri visori. Odio ripetere sempre le stesse cose. Sappiate che quando non ricevete nessuna risposta da me è perché vi ho già risposto, come in questo caso. La batteria va collegata quando il visore scende sotto l'80% e non bisogna arrivare a farlo spegnere. Quando il visore dà l'avviso di batteria scarica, bisogna spegnerlo e metterlo sotto carica. Dopo una serie di risposte, l'utente alla fine mi chiede: ma devo usarle entrambe o una per volta? E poi ti ho appena detto che la batteria va collegata quando il visore scende all'80% e non bisogna farlo arrivare a spegnimento. Quindi cosa significa? Che inizialmente devi usare soltanto la batteria del visore. Quando arrivi all'80%, metti la batteria del cinturino. Dopo 3, 4, 5 ore che stai giocando, ti darà: attenzione, batteria scarica, mettere sotto carica. Spegni tutto e metti sotto carica. Attenzione, non si deve caricare contemporaneamente batteria e visore. Quindi non dovete collegare la batteria al visore e l'alimentatore nella batteria, in modo tale che si caricano contemporaneamente batteria e visore. Dovete mettere un caricabatterie nel visore e un altro caricabatterie nella batteria. Ogni dispositivo deve avere il suo caricabatterie, perché devono essere caricate separatamente. C'è solo un caso in cui potete caricarli contemporaneamente. Dovete avere un cinturino di Kiwi Design che costa 80 euro ed è stato progettato per funzionare con la sua base di ricarica, e quindi potete mettere il cinturino collegato al visore e contemporaneamente il cavetto della base di ricarica andrà a caricare tutti e due, visore e batteria, nello stesso momento. Comunque i tempi di ricarica sono molto lunghi. Quello che vi suggerisco io invece è di mettere un caricabatterie per caricare il visore, l'altro caricabatterie per caricare la batteria del cinturino, e accorciate i tempi di ricarica.
Raga, ho un problema, il mio portatile da gaming. Già hai detto una stronzata, portatile da gaming. In ogni caso, se il router non è collegato via cavo al PC, al 99% avrai problemi con Virtual Desktop. Questo post, perché è un post, risale a quasi un anno fa. Vorrei presentarmi e condividere una foto che ho scattato. Ancora sto aspettando la foto. Ma la batteria aggiuntiva si può caricare da spenta? La batteria spenta? Non sapevo che la batteria si potesse accendere o spegnere. In ogni caso, se intendi col visore spento, sì, certo, è questa la modalità per caricare la batteria. Il visore deve essere spento. Però poi mi parli anche di batteria aggiuntiva, quindi penso sia quella del cinturino. Ma quella non si accende e non si spegne. Le batterie non si accendono e spengono. Male, questi commenti non mi piacciono, ragazzi. Cioè, ragazzi, sono appassionato di GTA. Per caso ci sono giochi simili? Sì, su PC, e si chiama Gang V. Ed è esattamente GTA 5 in VR. Poi un modo da trovare altre fonti dove installare giochi e app diversi da quelle che propone il browser di Quest 3, e quando già cominciate a dire queste cose ho capito dove volete andare a parare. Comunque lo store alternativo è App Lab oppure SideQuest, e si trovano anche un'infinità di giochi gratuiti, ma ovviamente sono giochini. E infine te ne devi andare a culo, perché mi chiedi, ultima cosa, è possibile scaricarli gratis anche quelli a pagamento? Se i giochi non ve li potete permettere, non li giocate. C'è gente che lavora dietro allo sviluppo di un gioco e deve essere pagato, perché state rubando. Questo è fantastico. Vorrei acquistarlo via Amazon, ma nelle informazioni tecniche viene informato che è fabbricato in Cina. Mi chiedo se è veramente originale. Siccome è made in China, lui crede che non sia originale. Ma veramente, ragazzi. Virtual Desktop si può usare anche con il cavo o solo Wi-Fi? Virtual Desktop nasce esclusivamente per collegare il visore al PC in wireless. Ciao a tutti, prima di acquistarlo volevo chiedere se è possibile riprodurre i Blu-ray 3D, 2D fisici sul VR. E come fare? Ma io finora non ho trovato la fessura per inserire un disco all'interno del visore, quindi credo proprio di no. Ok, questo è un altro messaggio da parte di quella classe di utenti che mi fanno schifo. Perché se da una parte ci sono quelli che scaricano giochi pirata, e spero tanto che i soldi che non spendete in giochi pirata li spendiate in farmaci, dall'altro lato ci sono queste merda. Qui si parla di Assassin's Creed Shadow. Sappiamo benissimo, ci saranno due personaggi, uno dei quali è un samurai nero, basato sulla leggenda di Yasuke. È una leggenda, quindi nessuno dice che sia realmente esistito. Potrebbe, ma intanto la leggenda di un samurai nero esiste. E Ubisoft si è ispirata a questa leggenda per creare Assassin's Creed Shadow. Quest'utente ha pensato di scrivere questo fantastico commento in cui grida al mondo intero di essere una persona di merda. A parte che inserire un personaggio di colore all'interno del gioco non credo sia per seguire la cultura woke, altrimenti Rockstar con GTA la seguirebbe da più di 20 anni, quando ancora non si parlava della cultura woke. Io mi ricordo che ancora da adolescente ho giocato a Urban Chaos, che è un fantastico gioco che addirittura c'era anche su PlayStation 1, la prima PlayStation, e la protagonista era una poliziotta di colore. E poi cosa c'entra la cancel culture? Quale storia originale avrebbero preso cancellandola e modificandola? Perché questa è la cancel culture, la sirenetta che viene cancellata perché diventa la sirenetta di colore. Il bacio della bella addormentata nel bosco, che viene cancellato perché non sarebbe consensuale e quindi è sbagliato. Giulietta di Romeo e Giulietta, che viene cancellata perché diventa nera. Ma se qui si sta parlando di Yasuke, ed esiste già la leggenda di Yasuke, dove sarebbe qui la cancel culture? Loro stanno prendendo una storia e un personaggio che esiste
e ci stanno facendo un videogioco. Cosa c***o c'entra la cancel culture? Questo non è un libero sfogo. Anche alla libertà di espressione ci deve essere un c***o di limite. Chi critica un gioco perché è stato inserito un personaggio di colore è davvero una persona di merda. Non esiste alcun samurai nero, forse qualche servitore. Certo, perché un nero cosa può essere se non un servitore? Ma vi rendete conto delle stronzate che scrivete, ragazzi? Cioè, questo è anche da denuncia. Cioè, siete perseguibili. Io sinceramente non ho tempo da perdere con voi, ma questo è da denuncia. Non si sa se nella realtà sia esistito il personaggio di Yasuke, ma esiste la leggenda. È come dire, non esiste Superman. Ma certo che non esiste, c***one. Ma esiste la leggenda di Superman. Esiste la storia di Superman. Quindi andare a criticare uno sviluppatore che fa un gioco perché lo sta facendo su Superman e dirgli, ma Superman non esiste. Ma vi rendete conto quanto siete delle teste di cazzo? Buongiorno ragazzi, sono nuovo del gruppo. Ragazzi, imparate a scrivere. Io non posso perdere tempo a decifrare le vostre richieste. Io vi voglio aiutare, ma se non capisco io non vi rispondo neanche. Sono te, la prima volta ho preso metà 3 Vesi, che i giochi da PC tramite Virtuadex si vedono decisamente meglio avendo una 4090 e 7800 3D. Allora, se ho capito cosa stai chiedendo, in questo momento ti sto mettendo una scheda che si sta aprendo in questo momento, quindi cliccando su questa scheda vai alla guida completa su Virtual Desktop su quali impostazioni settare in base alla tua configurazione. Quindi segui attentamente la guida che ti sto mettendo in questo momento, dovresti avere la risposta a quello che stavi chiedendo. Questo è un altro, per esempio, a cui io darei fuoco. Ciao, ottimo video. Bello il prossimo Assassin's Creed. Bello il prossimo Assassin's Creed. Quindi significa che ti piace quello che c'è nel prossimo Assassin's Creed. Ma cazzo, poi mi scrivi una cosa che però mi disgusta. Addirittura questo è disgustato dall'invasione anche nei giochi. Questa forzatura di mettere i Vukumpra dappertutto. Ragazzi, fate schifo. Siete dei pezzi di merda. Asgard Wrath pieno. Ma cazzo, Asgard Wrath è ambientato in Egitto. Egitto è Africa. Adesso addirittura in Giappone. Per essere samurai era d'obbligo essere giapponese. Ma cosa cazzo stai dicendo? Che ci sono tantissimi giapponesi nella storia feudale del Giappone che erano europei. Quando c'è stato il film L'ultimo samurai ti sei lamentato e non ti andava bene? O quando Keanu Reeves ha interpretato Sette Ronin non ti è piaciuto quel film e non l'hai guardato perché ma non è giapponese? Anche qui la cancel culture. Ma cosa cazzo c'entra la cancel culture? L'ho spiegato prima. Poi comincia uno sproloquio proprio da malato di mente di quelli tipo le scie chimiche, la terra piatta, Newton e tutti gli scienziati scopritori erano africani. Ma che cazzo stai dicendo? Quando in realtà non sono stati nemmeno capaci di inventare nemmeno un sistema di scrittura. Ma sei ignorante forte. Ma tu lo sai che la scrittura è nata in Mesopotamia? Lo sai dov'è la Mesopotamia? Quindi mi dispiace, ma non è nata in Europa. Non è nata in Italia. È nata nella preistoria. Tu pensi che nella preistoria ci fossero uomini bianchi, biondi, con gli occhi azzurri? Hanno inventato solo la lancia. Ma cazzo, almeno loro la sanno fare la lancia. Io ti vorrei vedere disperso nel nulla a doverti procacciare del cibo e quindi ti sapresti costruire una lancia? Secondo me non ti sai neanche a lasciare le scarpe. Perché veramente fate schifo. Siete delle merda. Siete delle merda. Questo commento è sotto la recensione di Hellblade 2. Boh, io non sono tanto entusiasta del gioco, scrive l'utente, il combattimento lo potevano fare meglio, la grafica e l'audio sono pazzeschi. Condivisibile. Ci può stare che a qualcuno non piace il sistema di combattimento. Però io, per capire cosa intendesse l'utente, dico, per esempio, migliorarlo in cosa? Nel sistema di combattimento di Hellblade 2 non ci sono delle sequenze scriptate che una volta che parte l'attacco non può essere interrotto. Risposta assurda dell'utente, mi scrive, io non l'avrei messo direttamente. Cioè, tu in Hellblade 2 non avresti messo il sistema di combattimento. Mazza, meno male che non fai giochi, altrimenti sarebbero proprio due coglioni da giocare. No, un problema che quando gioco il cerchio blu è più alto rispetto al pavimento. Interpretando mi viene difficile da rispondere, però immagino che hai qualche problema
problema col confine di gioco del Quest 3. Credo, perché non mi dici neanche che visore stai utilizzando. Comunque, se hai problemi con i confini di gioco, devi fare fondamentalmente due cose. Cancellare la cronologia dei confini di gioco e rifarli di nuovo, oppure devi verificare di non aver attivato la modalità da sdraiato. Quindi, fai queste due cose e vedi se risolvi. Ok, altro commento interessante. Buonasera a tutti, sono ipovedente e sto valutando l'acquisto del Quest 3. Per gli ipovedenti è un po' diverso, perché sì, è vero che per Quest 3 e per altri visori, per tutti gli altri visori, c'è la possibilità di acquistare delle lenti graduate, ma quelli sono per problemi minori come miopia. Per un ipovedente, che essere ipovedenti è un problema molto più importante rispetto alla miopia, non credo ci siano lenti graduate che possano correggere questo problema. Secondo me, per gli ipovedenti, i visori non vanno bene. Sebbene ci siano delle impostazioni, nelle impostazioni di accessibilità, che aumentano le dimensioni del testo nei menu, proprio dove chiede infatti l'utente. Però non so qual è il tuo grado di problema e quindi non so se utilizzando questa impostazione il problema per te viene risolto. Qui, se non sbaglio, parlavamo di Red Matter o Red Matter 2. Dove si trova la chiave per aprire la scatola nella zona di comando? Cosa c'è dentro? A parte che aprila tu e scoprilo tu cosa c'è dentro, mica te lo devo dire io. Vuoi spoilerato cosa c'è dentro? Io poi rispondo, l'ho giocato tanto tempo fa, non me lo ricordo. Manco fosse Resident Evil con questi enigmi. Io l'ho risolto, tu non sei neanche capace di risolverlo e lo stai chiedendo a me e poi dici manco fosse Resident Evil con questi enigmi. Sai che c'è? Ma vattene a fare. Qui ho voluto inserire qualche commento su PSVR2, ma sui commenti idioti su PSVR2 ci farò un video dedicato, perché vi siete scatenati sotto il video della settimana scorsa. Qualche commentino anche qui lo inserisco. Qui si parlava della compatibilità di PSVR2 su PC, si parlava del fatto che anche se Sony sta rilasciando ad agosto il dispositivo per renderlo compatibile con PC, comunque sia il visore non sarà utilizzabile con le sue funzioni, quindi no HDR, no eye tracking, no foveated rendering dinamico, no feedback aptici, no grilletti adattivi e tutto il resto. Non perché su PC non ci siano giochi in grado di supportare queste funzioni, perché basta semplicemente una patch al gioco e queste funzioni vengono rese disponibili. Ma qualora gli sviluppatori facessero le patch, rendere i giochi compatibili con queste funzioni, su PC Sony le ha bloccate, non sono utilizzabili. Ma quest'utente è uno di quelli che io chiamo i fantasmi del sesto senso, che vedono e sentono solo quello che gli conviene vedere e sentire, ignorando tutto il resto. Lui infatti mi scrive: per sfruttarle devono essere necessariamente implementate dal gioco stesso. Fa bene Sony a mettere nero su bianco. Sony ha messo nero su bianco e ha detto che queste funzioni su PC non funzioneranno, non saranno disponibili. E non perché i giochi non le supportino, ma perché queste funzioni da Sony su PC sono state bloccate. Anche se gli sviluppatori facessero il supporto per queste funzioni, non funzionerebbero. Magari funzionano su altri visori PCVR che arriveranno in futuro con queste caratteristiche, ma PSVR2 non sarà utilizzabile. Buongiorno, ma è normale che i controller di Meta Quest 3 consumino batteria anche col Quest spento? Oppure è colpa del mio case nel quale per alloggiare i controller devo tenerli in una posizione che prevede il tasto laterale sempre schiacciato? Sapete, io ho lo stesso problema con la mia macchina. La parcheggio, la lascio accesa, col quadro acceso e il motore acceso. Oh! L'indomani la trovo senza benzina. Ma come mai, cazzo? I controller non si spengono. I controller vanno in stand-by. È normale che se tenete il tasto premuto sarà perennemente in funzione. È normale che il giorno dopo trovate la batteria scarica. Guardate, io adesso ho i controller appoggiati qui. Il visore è spento. Semplicemente lo sollevo senza premere alcun tasto. Guardate. Sono costantemente in stand-by. Nel momento in cui addirittura riconosce il movimento, il solo movimento, va a cercare il visore. Questo per dimostrarvi che sono costantemente in stand-by. Per spegnerli, se li volete spegnere, perché per esempio sapete che per giorni o settimane non li utilizzerete, dovete togliere la batteria. Questo è un altro: se non erro, i controller si spengono quando si spegne il visore. Assolutamente no. Sono costantemente in stand-by. Ve l'ho appena dimostrato. Ah, qui purtroppo è venuto tagliato
male lo screenshot. Avevo fatto una diretta in cui si parlava della compatibilità con PC di PSVR 2. L'utente, senza neanche venire a guardare la diretta, senza guardare il video, quindi senza neanche sapere cosa stavo dicendo, dice: questo lo seguivo, ora non più, è sempre contro Sony, non gli sta bene niente. Il fatto che voi non mi seguite più perché io dico che Sony sta affossando PSVR 2 significa che la cosa vi dà fastidio perché lo riconoscete anche voi. Cioè, quindi il fatto che non mi seguiate più, in automatico state ammettendo: cazzo, è vero, però siccome io ho PSVR 2 mi dà fastidio, non lo voglio sentire. Io non è che vado a criticare il visore, perché PSVR 2, per essere un visore da console, ha delle ottime caratteristiche. Quello che critico è le scelte di Sony. Sono state fatte durante questo anno, da quando è stato rilasciato, che non ha fatto nulla per spingere sia il visore sia i giochi. Ha lasciato tutto nelle mani degli sviluppatori terze parti. Dall'estate scorsa non è più uscita un'esclusiva. Non sono state annunciate esclusive nuove. Adesso lo ha praticamente scaricato su PC, rendendolo compatibile, anche se senza le funzioni, perché comunque voi per le funzioni dovete tornare a giocarci su PlayStation 5, quindi sì, te lo rendo compatibile, ma se vuoi giocarci con le funzioni ci devi giocare sulla mia console. Il fatto che voi non mi seguite perché parlo male delle scelte di Sony, ragazzi, ci perdete voi, perché io magari nelle mie considerazioni, nei pareri che do, posso dire qualcosa anche che vi fa rendere conto e dire: beh, effettivamente Sony ha fatto delle scelte un po' scellerate per quanto riguarda questo visore, poteva essere spinto un po' di più, poteva diventare uno tra i migliori visori della VR, e invece è stato abbandonato perché Sony stessa non ci ha creduto. Cioè, la botta finale su PSVR 2 cos'è stata? Il non aver fatto Astrobot neanche con una mod per poterlo giocare su PSVR 2, magari anche utilizzando il DualSense. E la settimana scorsa è venuta fuori la notizia che Sony ha ulteriormente tagliato i fondi per i progetti VR, ha tagliato i fondi per la produzione di nuove unità di PSVR 2, ha fatto licenziamenti di massa, ha chiuso altre sedi che si occupavano dello sviluppo di giochi VR, è andato a licenziare, a tagliare e a chiudere gli sviluppatori di punta dei giochi VR party. Se ancora questo non vi basta per capire che Sony ha abbandonato PSVR 2, che ormai è praticamente morto, ragazzi, se voi siete contenti così, bene. Beh, però spendere 600 euro per un visore che dopo un annetto viene già abbandonato non è una grandissima cosa, Però se voi siete contenti di questo, contenti voi. Altro commento per quanto riguarda la compatibilità e la mancanza delle funzioni di PSVR 2 su PC. Questo forse succede perché PSVR 2 è stato concepito inizialmente per uscire solo su PS5. Come si può pretendere di avere il feedback aptico su Alex, per esempio, con una patch del cazzo? Guarda che basta fare un file di pochi kilobyte per andare a implementare le funzioni di PSVR 2 nei giochi PC. Solo che, come ho già detto prima, anche se gli sviluppatori lo fanno, non potranno essere utilizzate perché Sony le ha bloccate su PC. Qui si parla sempre di PSVR 2. Prima di dire che verrà abbandonato, aspettiamo il 2028. Poi la cosa fantastica mi scrive: la sfera di cristallo nessuno ce l'ha. Poi però lo stesso mi scrive: PS5 durerà fino al 2028, PS6 prima del 2028 non uscirà. Quando esce la PS6, PS5 sarà supportata come PS4, mi sono perso, almeno per altri 2 anni. Io non so dove prendete le fonti di tali cose. Minchia, ma dove le prendi tu le fonti di tali cose? La sfera di cristallo nessuno ce l'ha. Lui chiede da dove prendiamo queste fonti, però minchia, lui, Nostradamus, ha fatto le previsioni che questo durerà fino al 2028, quando esce PS6, PS5 sarà supportata come PS4 per altri 2 anni. Sa tanto che lui la sfera di cristallo ce l'ha, ma da qualche parte ben nascosta. Recensione di Still Wakes the Deep. Un utente mi scrive: io non ho capito che cos'è il nemico, cioè il mostro. Persone mutate. Ragazzi, persone mutate, cioè trasformate, che hanno subito mutazioni. Trasformate. Mutate. Sono state mutate. Non possono parlare. Il nemico sono persone che non possono parlare. E siccome non possono parlare, l'unica cosa che riescono a fare è cercare di
picchiarti, cercare di ucciderti. Ecco perché sono pericolosi, perché sono mutati, non possono parlare. La stessa situazione di prima, cioè io non voglio ripetere le stesse cose, quindi arrivato a un certo punto si arriva in un momento in cui il loop riparte dalla mia prima risposta. Non mi è chiaro cosa aveva chiesto, perché era tutto un messaggio confuso, però mi pare di aver capito che tra le varie cose stesse chiedendo anche alcuni giochi da giocare, credo in cooperativa, e alcuni di questi sono After the Fall, Dead Horizon, Drop Dead, Zombieland, Arizona Sunshine 2. Dopo un breve scambio di commenti in cui lui mi diceva sì, ok, ho capito, arrivato a un certo punto alla fine mi scrive: fin qui non ci sono problemi, la domanda era: quali giochi mi consigliate? Ma poi, bro, te li ho scritti! Poi, cieco, nel primo fottuto commento, te li ho scritti! Ma è normale che mentre sto guardando un film con la batteria al 28% il VR si spenga già? Ti sei già risposto da solo. Ma secondo te è normale che una batteria al 28% si spegne? E casomai comunque si spegne il visore, non si spegne la batteria. Ragazzi, se avete questi problemi, ma dovete essere sicuri che avete il problema, perché magari hai visto la percentuale della batteria mezz'ora fa, ti si spegne e dici: cazzo, ma era al 28%? No, mezz'ora fa era al 28%. E quindi poi venite a fare queste domande in cui mi dite che al 28% il visore si spegne. Mi pare difficile, ma se è realmente così, fatelo sostituire. Oh, perfetto, questo è un commento che dimostra che i cazzo di PSVR2 vengono solo a cacca quando si parla solo di PSVR2. Qui nessuno mi è venuto a per quanto io abbia detto che queste due non va comprato. Se avessi detto che PSVR2 non va comprato, mi avrebbero crocifisso in sala mensa. Comunque l'utente dice: io non so se acquistare queste due o queste tre. Con queste due risparmierei un po'. Ma voleva essere rassicurato sul fatto che queste due fosse ancora un acquisto sicuro. Io dico: no, guarda, già ci sono dei giochi che stanno uscendo che non potranno girare su queste due, quindi acquistarlo adesso è un po' un suicidio. E l'utente infatti mi scrive: quindi secondo te è meglio spendere un po' di più ma assicurarsi una durata più lunga del visore? Ovviamente. E siccome questo è uno di quegli utenti che in realtà non vuole sapere cosa è meglio fare, lui già ha deciso che vuole acquistare queste due, voleva solo sentirsi dire che queste due è un acquisto sicuro, insiste: ma per sicurezza, queste due non verrà dismesso a breve? Ragazzi, sta per uscire queste 3S, che praticamente sarà il sostituto di queste due, perché sarà un Quest 2 più o meno con le stesse caratteristiche, sulla stessa fascia di prezzo, ma con un XR2 Gen 2, quindi con lo stesso processore di Quest 3. Ed è chiaro che andrà a sostituire il Quest 2. Molto probabilmente lo annunceranno al Meta Connect di ottobre. Quest 2 verrà messo da parte. Già 6 mesi fa feci un video in cui dicevo che Quest 2 non andava comprato. E anche lì nessun c***o mi è venuto a dire che stavo suggerendo di non comprare Quest 2. Fosse stato PSVR2, apriti cielo. Però già 6 mesi fa dicevo di non comprarlo, figuriamoci adesso. E chiudiamo con un altro fantasma del sesto senso, che vedono e sentono solo quello che gli fa comodo vedere e sentire. Nell'ultimo video del lunedì con le notizie settimanali ho detto che girava una voce che c'erano 2 giochi in sviluppo, ma che probabilmente erano in sviluppo prima che Sony facesse licenziamenti e che chiudesse la sede di Londra, che si è occupata dello sviluppo di Horizon Call of the Mountain. Quindi se questi giochi c'erano, molto probabilmente era prima di questi licenziamenti, e quindi forse sono già stati cancellati. E questo nel video lo dico. L'utente cosa mi scrive? Ah, io sono stupito in positivo dalla notizia che ci siano ben 2 giochi first party in sviluppo per PSVR2. Ma no, non ci sono. Non c'è nessuna notizia. C'è questa voce che dice che c'erano 2 giochi in sviluppo e non si sa che fine abbiano fatto. Quindi no, non ci sono al momento 2 giochi in sviluppo per PSVR2. Va benissimo ragazzi, io spero vi siate divertiti con questo video. Se vi è piaciuto lasciate un like, se non siete ancora iscritti iscrivetevi e attivate tutte le notifiche, perché verranno altri episodi di Commenti del Cazzo.
ci vediamo tra i commenti, per altri commenti del canale o per altri commenti utili, e soprattutto fatemi sapere se vi piace questo format e quindi se volete che continuo a fare video del genere. Grazie per essere giunti fino alla fine di questo viaggio. Se volete supportare il canale lasciando qualche doblone nel forziere della baia, potete farlo cliccando sul tasto super grazie che trovate sotto al video. Dal vostro capitano Ben è tutto, vi attendo nella baia, un saluto marmaglia. Ho ho!